Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Einte, per ogni confezione acquistata, devolverà un euro alla protezione civile della regione Calabria e della regione Sicilia per sostenere coloro che in questo momento difficile stanno lottando per noi. Synergy Cittanova, da 40 anni al vostro servizio. Tutto da prendere al volo con i nostri sottocosto. Smart TV Samsung 43 pollici Ultra HD a soli 349,99 €. Smartphone Samsung A30S a soli 199,99 €. Lavatrice Hotpoint Ariston 8 kg 299,99 €. Motore garantito 10 anni. Frigorifero Beko ventilato 310 litri. Maniglia integrata disponibile in vari colori a soli 299,99 €. Sotto gli sconti d'estate, numerosi piccoli e grandi elettrodomestici da Synergy Cittanova. Telefonia, centro team, piccoli e grandi elettrodomestici, stufe a pellet, Nordica, Ravelli, linea U2, CS Thermos, Dalzotto. Scontiamo il tuo usato fino al 65%, pagamento rateale fino a 48 mesi anche senza busta paga, servizio consegna e installazione. Synergy Cittanova, vicino alla villa comunale, 40 anni di emozioni. Dal cuore della Calabria greca, dalla terra del bergamotto, nasce un amaro che ti sorprenderà, Cacciuto. Il bergamotto, l'alloro, la liquirizia, il finocchietto selvatico, antiche essenze, dai sapori e dalle proprietà uniche, che affondano le radici in una terra dalle tradizioni e dalla storia millenaria. Amaro Cacciuto. Bevilo freddo e scopri tutta l'anima del sud. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Ora che state tornando a correre, giocare, lavorare, viaggiare, ricordatevi che l'acqua potabile serve per bere, cucinare e lavarsi. Farne un uso diverso è sbagliato. Il comportamento scorretto di pochi può creare disagi a molti. Per assicurare continuità del servizio idrico in estate, Sorical chiede collaborazione ai calabresi e ai sindaci. Non sprecare acqua potabile e farne un uso responsabile preserva l'ambiente e tutela i cittadini. Sorical c'è ogni giorno, a casa tua e nei luoghi che più ami. Thank you.
Buona giornata cari telespettatori, andiamo a dare uno sguardo subito alla nostra rassegna stampa. Questa mattina i quotidiani regionali come titolano, partiamo da Gazzetta del Sud, misure per un totale di 100 miliardi, vediamo di che si tratta, dal rinnovo della cassa integrazione alla fiscalità di vantaggio per il Sud dal 1 ottobre, varato salvo intese tecniche il decreto d'agosto, da Conte le cifre d'inizio dell'emergenza sanitaria. Ecco qua, e poi vaccino italiano dal 24 agosto. Iniziano i test, ci siamo quasi col vaccino. Reggio, triste primato, le famiglie reggine le più tartassate dall'Italia intera. È così purtroppo. E poi Rosarno, delitto pupo, Bersano in carcere avrebbe confessato. Gli occhielli, Cannizzaro ormai pronto a scendere in pista, scenderà in pista probabilmente l'onorevole Francesco Cannizzaro alle comunali di Reggio Calabria. E poi la regione fa il pieno di nomine, si vanno completando gli organigrammi alla cittadella. La governatrice sia alla legge sulla doppia preferenza di genere, intesa con Roma per rimodulare 500 milioni di fondi europei. E poi perquisizione, copie pirata di giornali su Telegram, 4 indagati, e poi qui vedete le varie denunce. E poi Rosarno, delitto pupo, abbiamo già visto, basso pagina, Beirut, ipotesi, un missile o una bomba, scatta anche questa ipotesi, la gigantesca strana esplosione, 157 morti, 5.000 feriti, ma i dubbi del presidente libanese, ma non ci sarà un'inchiesta internazionale. E poi drammatico atterraggio, vedete, India, aereo si spezza, almeno 20 vittime, è partito da Dubai, a bordo c'erano 190 persone. Ronaldo non basta, Juventus eliminata, Champions League, CR7 sigla una doppietta ma passa il Lione. Stasera il Napoli di Gattuso prova l'impresa con Barca, si parte dall'1-1 dell'andata. Lasciamo Gazzetta del Sud e andiamo invece al quotidiano del Sud, partiamo con gli occhielli, altri due casi nel Cosentino, vedete un altro a Crotone, in tutto 7 nuovi casi, quindi questi numeri che si alzano, ahimè. L'intervista a Bass trasferito per errore, ho avuto paura di ammalarmi. E poi ancora decreto agosto, risorse per 100 miliardi e misure anti-Covid fino a settembre. Rimodulazione dei fondi UE, siglata l'intesa per 500 milioni. L'accordo sottoscritto dalla Santelli con il governo e per il settore terme stanziati 1,6 milioni di euro, vedete. E poi vedete Juan Tanaro, vedete, per fallire Sorical scorretto e con profili penali, vedete. Poi ancora in basso il caso Calabria Verde, Marigiò a sorpresa, si è rimesso il generale Marigiò. Ancora il racconto, eccetera. L'intervista, il libro di De Virgilio, quando Cannizzaro protestava per il capoluogo. Eurispes, i reggini più tartassati d'Italia, una famiglia media paga all'anno 7.684 euro di tasse contro i 6.901 di Udine. Devastante il paragone riguardo ai servizi, il fabbisogno standard fruito con Reggio Emilia. E poi ancora in basso la Juventus, battaglione ma non basta, bianconeri eliminati, Ronaldo bis ma serviva un altro gol, a Catanzaro, vedete, prostituzione, chiuse le indagini per 4 insospettabili. E ancora sanità, appello al rettore, i poli decentrati restino operativi. E allora partiamo con, anzi diamo uno sguardo al sito di Telemia, vedete, coronavirus, salgono i contagi in Calabria, 7 casi nelle ultime 24 ore. E poi ancora omicidio, Antonio Pupo, autore, davanti al GIP, ero stato minacciato. Sindaci della Locride sul problema smaltimento rifiuti organici, i sindaci sono pronti a fare un sit-in proprio per protestare contro la mancata raccolta dei rifiuti in piena estate, immaginate un po'. Siclari, elezioni, Reggio prima per tasse e ultima per servizi, fallimento della sinistra. Coronavirus, Santelli, sbarchi preoccupano ma
noi monitoriamo, dice la Presidente. Sanità in estate, rinnovare accordo integrativo 118. E poi ancora il PD di Siderno scrive alla Commissione straordinaria sul divieto di accesso al lungomare nord. Locri, i carabinieri rinvengono 1200 piante di canapa e arrestano 4 persone per coltivazione di droga. E ancora sempre droga, 52 kg in camion frigo dalla Calabria, arrestato 35enne. Catania, 17enne positivo al coronavirus, era in una festa in discoteca con 1000 persone. Pensate al rischio. Incidenti stradali, scontro tra auto sulla 2, un morto. Lasciamo questa parte del nostro sito e vediamo se c'è qualche novità. Le estati calabresi del passato in confronto alle estati calabresi odierne. E qui c'è un pensiero e vedete la foto di chi scrive. E poi col Diretti cala il sipario sulla presidenza di Arturo Costa al consorzio di bonifica al Tonino Regino. Il consiglio dei delegati ha approvato la mozione di sfiducia, quindi probabilmente Arturo Costa salterà. Santelli ha preso le azioni a sostegno delle terme storiche della Calabria, la polizia stradale ordina l'esodo, ante il turismo le buone notizie, timore per assembramenti, quindi sul turismo buone notizie perché per le presenze, ma i timori sul contagi ci sono e come. E poi andiamo, vedete, ufficializzati gli ospiti della finalissima del Calabria, è scappato, Film Fest tutta italiana alla Mezzia Terme, Cittanova, sabato 8 agosto 2020, presentazione del libro Noi gli uomini di Falcone, scritto dal generale dei carabinieri Angelo Pellegrini, che noi conosciamo, anche responsabile, già vice responsabile dei servizi segreti. E poi Magna Grecia Film Festival, oggi in chiusura, masterclass con Alessandra Mastronardi. E poi il resto l'abbiamo già visto. E poi vabbè, incontro l'assessore Savaglio, Fish Fund e Ufficio Scolastico Regionale. E ancora il problema dei sindaci della Locri sulle discariche, purtroppo c'è. Lasciamo ancora, lasciamo però il nostro sito nell'attesa che magari arrivi qualche altra notizia. E andiamo all'interno di Gazzetta del Sud. Andiamo all'interno di Gazzetta del Sud, che come vedete parte ovviamente con il decreto agosto, sì alla fiscalità di vantaggio per il Sud. Via libera dal Consiglio dei Ministri, salvo intese tecniche al decreto agosto, le tasse si potranno saldare in 2 anni, quindi 2 anni di tempo per chiudere la partita con le tasse. Scatta la contribuzione del 30% per i lavoratori delle imprese private del Mezzogiorno. Nuovo stop alle trivelle. Nel DL semplificazioni, i sindacati temono la perdita di 20.000 posti di lavoro, quindi il rischio c'è, la perdita di lavoro, ma se le aziende non incassano non possono neanche investire. Raffica di provvedimenti in 5 mesi, in campo 100 miliardi, il prossimo tassello sarà la legge bilancio in autunno, il più pesante è il DL rilancio che conta 226 articoli, l'esecutivo per 3 volte ha chiesto al Parlamento l'autorizzazione allo scostamento di bilancio. Vedete questa foto di Roberto Gualtieri, ministro delle Finanze, dal fondo casalinghe al condono per le imprese balneari. Stanziati 25 miliardi per proteggere i posti di lavoro e aiutare le imprese a superare la crisi. Ma per fortuna le nostre imprese balneari in Calabria, a differenza di quelle di tutta Italia, quest'anno hanno lavorato come al solito, almeno gran parte, non vogliamo dire altro, insomma. Licenziamenti bloccati perché c'è un consistente numero di turisti, lo affermava proprio oggi la Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli. Licenziamenti bloccati, quindi finché durano gli sgravi a carico dello Stato, poi bisognerà capire che cosa accadrà. Ed ecco la curva, vedete, casi accertati in Italia. Vedete, la Calabria è una delle ultime regioni insieme alla Sardegna, però con 97 casi attualmente aperti, però ovviamente non bisogna abbassare assolutamente la guardia perché i numeri stanno salendo. La curva dei casi, vedete, continua a salire, al via i test del vaccino italiano. Dal 24 agosto nel nostro paese parte la sperimentazione sull'uomo. Lo Spallanzani cerca 90 volontari e da lunedì selezionerà i candidati. E poi la pandemia non rallenta verso il lockdown intermittenti, vedete le ipotesi su Nature. Polemiche per la mancanza zona rossa nel Bergamasco,
La chiusura proposta il 3 marzo al CTS, sarebbe il Comitato Tecnico Scientifico, non venne adottata. E la Lega ora attacca il governo, è polemica. Il Premier in quel verbale sono venuto a conoscenza solo 2 giorni fa. Così dice. Poi gli USA nel caos, si temono 300.000 morti entro l'anno. Nel mondo oltre 19 milioni di positivi. È grave che il Premier affermi che abbia conosciuto il contenuto del verbale solo 2 giorni fa. Insomma, è un po' così, è un po' grave perché insomma il Premier avrebbe dovuto essere informato di questo, no? Comunque. Più trasparenza nelle nomine e vincoli alle toghe in politica. Via libera il Consiglio Ministri nell'attesa riforma del CSM. Stop agli accordi sotto banco tra correnti. Vedete la riforma del CSM dopo il caso Palamara e lo scandalo delle nomine. E poi Zaki in cella da 6 mesi, tweet storm per la libertà. E poi la criptica del Duce e l'interrogativo. Non a nostro carico. Il sindaco di Predappio agli eredi. E l'ex casa del fascio non diventerà il museo del ventennio. La gelosia, arma, vendetta, ira e follia. Buca le gomme dell'auto del presunto amante e viene ucciso un meccanico di 36 anni accoltellato a morte in provincia di Como. Pensate un po'. Ha bucato le gomme dell'auto del presunto amante e poi è stato ucciso. Temperature ancora alte, resta l'allarme ghiacciaio, il Val Ferret si protrae lo stato di allerta. Esplosione in negozio gestito da cinesi, il mercatino si indaga a Livorno su un episodio che sfugge a facili classificazioni. 2 intossicati dal fumo ricoverati in ospedale per un atto di certo, ovviamente, di matrice dolosa. Bisogna capire se anche di matrice razzista. E poi ancora l'ipotesi missile o bomba in Libano che ribolle. Hezbollah esclude ogni sua responsabilità. Non ci sarà l'inchiesta internazionale. Guardate qua, ricordiamo, ci sono stati più di 5.000 feriti. Ad oggi, solo per oggi, ancora solo 157 morti, ma ci sono anche dei dispersi, si cercano ancora dispersi, quindi purtroppo questo numero è destinato a salire. Juan Carlos ha scelto Abu Dhabi per l'esilio in un hotel esclusivo, il re. E poi ci spostiamo ancora e andiamo alle pagine della Calabria, così andiamo a leggere appunto Gazzetta del Sud all'interno. Calabria, il risico delle nomine, vedete, alla regione Calabro, DG a tempo, Maiolo all'Arsac. Ecco qui, quindi Bruno Maiolo all'Arsac, poi c'è pare Leporace, vedremo quale sarà per lui. Il giornalista Leporace è consulente della governatrice per la cultura. Accordo con Roma, sia la rimodulazione di 500 milioni di fondi UE. E poi Tommaso Calabro che invece diventa direttore generale però a tempo. E qui vedete le nuove nomine. Troppe fake news, vedete gli anticorpi necessari per non ammalarsi, la catanzarese Jasmine Cristallo a Messina, l'intervento del direttore della Gazzetta del Sud e della Sardina Calabrese qui a Messina in un incontro, non ci si può limitare a partecipare ma responsabilmente si deve parteggiare, è un diritto dovere. E qui racconta le fake che vengono immesse in rete spesso, un logo è 1,6 milioni per far ripartire le terme, al via. La via dell'acqua è il brand scelto, 6 gli stabilimenti attivi in Calabria e ora è qui naturalmente vengono elencati gli impegni presi per le terme calabresi e anche i fondi, quindi con un unico brand che è appunto quello delle vie dell'acqua. La Presidente è molto fiduciosa, abbiamo predisposto 2 bandi, uno dedicato alle prestazioni e l'altro alle misure anti-Covid, quindi aiutiamo le terme calabresi e questo è importante sinceramente. Riaperte le indagini sull'omicidio di un maresciallo, Filippo Salsone, braccio destro del direttore del carcere di Cosenza, Sergio Cosmai, venne assassinato a Brancaleone nel 1986, pensate un po'.
è stato riaperto. Determinazioni appaiono le confessioni rese ai PM da tre pentiti calabresi. Quindi si riparte con un'inchiesta. Piove e dal buco si allaga l'intero Palazzo Campanella. Incredibile. Effetti collaterali del crollo del tetto. I tempi di riapertura non saranno brevi, ma l'attività del Consiglio deve continuare. Quindi ancora le vicende sfortunate di Palazzo Campanella. Si è allagato. Si è allagato anche l'intero Palazzo Campanella proprio a causa appunto degli effetti collaterali del crollo del tetto. In Calabria boom bonus vacanze, ma sullo sfondo fioccano le truffe. Saverio Cuoco, tanti alberghi e villaggi turistici hanno aumentato a dismisura i costi dei soggiorni vanificando l'incentivo ministeriale. Cannizzaro spacca la coalizione e Forza Italia, vedete, sembra ormai imminente la sua discesa in campo da leader assoluto del polo reggino. Potrebbe farlo desistere il suo progetto solo Salvini ritirando la candidatura di Minicucci. Quindi elezioni comunali, il centrodestra ormai è esploso ed è difficile ricomporre lo scenario prima dello strappo leghista. Quindi a questo punto Cannizzaro decide di dare, tra virgolette, come una lezione alla Lega, nel senso che lo strappo doveva essere quello di Salvini, ma alla fine lo strappo lo farà Forza Italia o almeno Cannizzaro. Salvini aveva già scelto Tonino Minicucci, ma non sarà così, perché Cannizzaro vede ovunque lo spettro di Minicucci, altri dicono che non lo vede affatto. Insomma, in politica è sempre una questione di prospettive. E poi tra problemi di San Gregorio, il tour di Klaus Davi e i rioni della città. E poi Klaus Davi con il popolare giornalista Nino Neri. Klaus continua la sua campagna elettorale a Reggio. E poi Fabio Putorti conta sulla carica dei 21 candidati, un impegno nato dal movimento Miti Unione del Sud e dal comitato Pro Aeroporto dello Stretto. Le famiglie a Reggio, le famiglie reggine sono più tartassate d'Italia. I dati Eurispes riconoscono un triste primato alle città dello Stretto. Continua ad allargarsi il divario tra la spesa, della spesa tra Calabria e Centro-Nord. I lavoratori da tre mesi aspettano lo stipendio. Botta sulla gaga. E poi ancora stop all'abusivismo edilizio, accordo sulle demolizioni, l'iniziativa del comune con procura e prefettura. Dal 2016 al 2018 sono raddoppiati i casi accertati e via le demolizioni. E poi la Porto Bolaro SRL sul piede di guerra, svincolo Salleo, situazione veramente insostenibile. Guardate qua che condizioni, allagato il sottopasso. Musica d'autore calabrese, appuntamento con Scarda. La città ancora ostaggio dei rifiuti, vedete, Musella ai candidati sindaco, soluzioni concrete ai cittadini che diserteranno le urne, il movimento per la rinascita del Partito Comunista, responsabilità del comune e della regione. E poi Salamo Sorrofa, isolata. Franata la strada di accesso, quindi un problema. Santa Venere, le vie di collegamento e le promesse diventate delusioni. Fatture mediche false, l'inchiesta si allarga, perquisiti studio commerciale CAF, acquisita una montagna di documenti sospetti. Nell'operazione ti rimborso sono 208 gli indagati, di cui 3 ai domiciliari, ma il numero dei contribuenti furbi sarebbe molto più ampio. Sequestro preventivo di 700.000 euro, e ieri l'abbiamo visto con un comunicato, anche se è arrivato in maniera tardiva, la notizia era già uscita la sera prima. Sistema portuale dello Stretto, ecco il piano, il progetto strategico da 425 milioni ne destina solo 27 alle infrastrutture calabresi, il documento approvato all'unanimità dal comitato di gestione. Massimo Ranieri torna per due sere a incantare l'arena Alberto Neri, lo show sarà impreziosito dall'esecuzione del brano Mia Ragione. Andiamo sulla Tirrenica, l'area ludica di Cannitello non piace proprio a nessuno, villa e partito di servizio car sharing centro.
sinergia tra comune, ATEM e città metropolitana. E poi è critica la viabilità sul lungomare di Scilla, dopo ovviamente le intense piogge. Guardate questa foto che la dice tutta su in che situazione appunto si trova in questo momento. E poi Orgoglio Sud punta su Speranza, Taurianova verso il voto, sarebbe il candidato al sindaco ideale per schierare alle prossime amministrative il commercialista Filippo Speranza. E poi a Bagnara, concerto celebrativo dell'orchestra di Fiati previsto per il 14 agosto. Tirrenica ancora. Rosarno, svolta nell'omicidio Pupo, un interrogativo. Il presunto assassino avrebbe confessato le proprie responsabilità al GIP e PM di Palmi. Il movente della sparatoria al campo sportivo sarebbe collegato a dissidi familiari. Nella fotina lo vedete, Carmelo Bersano, che ha risposto appunto all'omicidio del cognato Antonio Pupo. E poi raccolta differenziata, scontro a Polistena, dura replica del Circolo Fratelli d'Italia 5 luglio 71. Quello che il comune chiama centro di raccolta è una discarica abusiva. Nubi sul centro diabetologico dell'ospedale Giovanni XXIII. Perché un ambulatorio temporaneo a Palmi? L'allarme è lanciato dal consigliere Lino Gangemi a Gioia Tauro. E poi Palmi, il mondo del web è visto dal giornalista Cucuzza. L'anima sognatrice di Annunziata Stalteri, Rosarno, mostra dedicata all'artista. E poi lavori, videosorveglianza potenziata al porto. Vedete, avviso di allarme collegato con polizia di frontiera, fiamme gialle e port security. Andiamo sulla Ionica. Condofuri, 7 giorni dedicati alla lingua grecanica. Bovalino, la festa del padrono al tempo del Covid, oggi e domani in diretta web. Così almeno viene trovata una soluzione. Addio all'ex liceo Zaleuco, diverrà un centro giovanile. Calabrese, utilizzati i fondi del progetto Forever. Locri, aperto il cantiere, il vecchio plesso sarà abbattuto. E vedete l'ex liceo scientifico, l'immobile lascerà il posto a spazio giococulturale per gli studenti. Questo è l'ex immobile dell'ex liceo Zaleuco che verrà abbattuto. E andiamo in basso, Maria di Gioiosa, vedete, dal tennis al basket il campetto riapre. E poi Bianco, corsa a 3 con l'incognita. Colomba e Serra sfideranno Canturi, osservatorio alla finestra. Rodolfo Nucera, stiamo lavorando alla formazione di una lista. E poi nessun armistizio sulla raccolta dei rifiuti. A Marina di Gioiosa, guerra aperta tra Locri d'Ambiente e il sindaco Femmia, vogliono lasciarci nella C, quanto dichiara il sindaco, ma c'è arrivata la pronta risposta appunto di Locri d'Ambiente. Dice: sono pretese assurde quelle che ha il sindaco, quindi bisognerà capire ora dove sta la verità. Coltivano droga, 4 in manette, Boni Ardore, individuati gestori di 2 campi di marijuana. Si tratta di Giuseppe e Sebastiano Giorgi, di 60 e 55 anni, Marco Todarello, di 32 anni e Giuseppe Giampaolo, di 47 anni. Spostiamoci ancora sulla Ionica. Delitto Pileggi, prove insufficienti per l'arresto di Sor Giovanni. Ecco le motivazioni in base alle quali la Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale delle Libertà di Reggio per Cosimo Sor Giovanni, presunto esecutore materiale del delitto. Lo vedete in fotografia. L'unico elemento certo è che l'indagato quel giorno esplose dei corpi d'arma da fuoco. Alfredo Pileggi, assassinato l'8 febbraio 2016 a Monasterace. Nel frattempo il processo a Cosimo Giovanni è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Locri, presidente Amelia Monteleone, che ha ribadito appunto per il 25 settembre l'udienza per l'esame del primo investigatore che ha partecipato all'indagine coordinata dalla Procura Antimafia Regina. Sottopasso a Siderno, lato nord chiuso, perché? Se lo chiedono in tanti. E poi una giornata di digiuno nell'ex borgo dei migranti contro lo sgombero di San Ferdinando. Trifori, replica, Riace annunciata appunto da Giannitelli e dall'ex sindaco Lucano, vedete in una foto insieme. E qui la giornata di oggi, ma non senza polemiche, perché il sindaco ne aveva dato inizialmente la piazza spiegando
che insomma la piazza per quel tipo di eventi non poteva essere data, troppo stretti gli spazi, assegnando appunto un altro spazio, e quindi da qui nasce la polemica. E poi Roccella Ionica ha restituito alla devozione il Cristo di San Giuseppe dopo il restauro, la presentazione nel chiosco della chiesa, anch'esso bisognoso ovviamente di un intervento. E qui la foto, abbiamo visto ieri il servizio con interviste sul nostro telegiornale. Consorzio di bonifica, Costa è fuori, il presidente sfiduciato dal consiglio dei delegati, gestione personalistica e mancata approvazione degli ultimi bilanci. Quindi Arturo Costa è fuori, almeno così viene scritto. E poi il benvenuto ai visitatori si dà con vino e soppressata. Monasterace, una bella iniziativa. E qui viene raccontata da Imma Divino. Ci spostiamo all'interno di Gazzetta del Sud, anzi è finita, ma andiamo a vedere il meteo. È una cosa importante quest'oggi, infatti non porta pioggia, quindi qualche nuvola sulla Calabria, ma non pioggia. Per domani, vedete, ancora qualche nuvola, ma pioggia nulla, meglio così, probabilmente il weekend è salvo. Andiamo al quotidiano del Sud e andiamo all'interno per capire bene. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera al decreto agosto, vedete, il ministro Bellanova lascia la clinica per partecipare alla riunione e rilancio del paese. E poi Buonafede, posto il confine tra magistratura e politica, la riforma del CSM, arrivano 400 milioni alla ristorazione e spunta il fondo delle casalinghe. E qui tutti i provvedimenti, vedete, arrivano sul lavoro, le 18 settimane di cassa integrazione, le casalinghe, arriva il fondo per le casalinghe, il sud arriva la decontribuzione e poi ancora il welfare per le aziende. Sulla ristorazione di fondo, sui centri storici, i bonus lavoratori, sui licenziamenti, nel senso che sono stati stoppati, gli acconti slittano, le cartelle esattoriali, l'IMU, TOSAP e COSAP, e poi piccole e medie imprese, una proroga della moratoria, sulla sanità, più straordinaria della sanità ai medici, babysitter, arrivano le nuove regole e le nuove risorse, scuola, arrivano anche altri soldi per la scuola, i vaccini, all'Italia 20 milioni di capitale, poi ancora a Italy arriva il decreto agosto che riforma e sblocca la cassa integrazione per gli oltre 1500 lavoratori appunto di Italy, e poi PIR, i piani di risparmio a lungo termine per gli investitori, e poi Venezia, nasce l'autorità per la laguna di Venezia. Insomma, un bel decreto corposo, sono circa una bella movimentazione, ecco, non facciamo cifre precise perché poi andremo a leggerle nel particolare. Il 3 marzo proposta zona rossa ad Alzano e Nembro, dopo la richiesta del Comitato Tecnico Scientifico il governo decise di chiudere Lombardia e l'Italia 5 giorni dopo. C'era una proposta della zona rossa ad Alzano e Nembro. E poi l'affondo di Matteo Salvini, governo da arrestare, scontro sull'area pandemica del Bergamasco. E poi Lotito prova a strappare un seggio ai giallorossi. Giulia Grillo resta e spunta una proposta firmata da 50 5 Stelle e partita di evoluzione interna. Salgono i contagi, vedete, ancora in Italia 552 in un giorno, SOS in tutte le regioni, quindi un allarme da non sottovalutare, erano arrivate a 200 al giorno, sono risalite a 500. Dal 24 agosto ecco il vaccino Made in Italy, test su 90 volontari allo Spallanzani. E poi per il report INAIL i deceduti sono 276, il 35% riguarda il personale sanitario. Questo l'abbiamo visto. Un impatto enorme sull'economia reale, in borsa sono stati bruciati 42 miliardi, pensate un po'. E poi paura in Europa, riecco il lockdown, oltre 19 milioni di casi, 188 paesi in un giorno, 280 mila malati. È l'ora dell'estate e dei road trip, per 1 e 2 vacanze on the road si preferisce guidare oltre 5 ore, ma non prendere mezzi pubblici, ma è naturale. Ieri altri nuovi 7 casi in Calabria, quasi tutti provengono da fuori regione, quindi la Calabria ancora è estranea, ma i numeri stanno salendo, quelli di fuori regione. Ora c'è il clou di turisti, speriamo di passarla bene ad agosto, perché insomma una presenza così massiccia
quest'anno abbastanza alta, potrebbe portare rischi di contagi, lo sta già facendo, i numeri sono alzati. Altri due casi Covid, anche una bimba in attesa di altri tamponi a Santa Maria del Cedro. I poli decentrati UMG devono restare operativi, appello di 300 studenti al rettore e poi esami di laurea in presenza, anche nonostante il Covid. Infetta anziana rientrata alla Lombardia, salgono a 2 i contagi dopo quasi 3 mesi di Covid free. Questo è. Far fallire la Sorical, eticamente scorretto e con profili penali. Like in tutti questi anni è rimasta ferma. È vero, quindi, e qui in questa intervista si spiega tutto. Terme, settore strategico del turismo, stanziati 1,6 milioni di euro, i dati sulla stagione buoni, preoccupazione per i contagi indotti, quindi dati turismo buoni, ma il problema del contagio ora c'è. Ultima infiorata di nomine, vedete, ieri anche è stata la giunta regionale che fra l'altro ha licenziato alcune pratiche. Tommaso Calabro è stato nominato nuovo direttore generale del Dipartimento della Presidenza, che si aggiunge alla nomina nei giorni scorsi di Nunzio Nicolai, ex direttore Arcea della giunta Oliverio, alla guida della programmazione unitaria. E poi, mentre Fortunato Varone, già alla presidenza, dovrebbe rimanere alla guida della protezione civile. All'Arsac è stato confermato Bruno Maiolo. L'esecutivo ha formalizzato l'intesa sottoscritta tra Regione Calabria e Ministero per il Sud della Coesione, che consente di dar vita a una riprogrammazione di fondi strutturali europei con un ammontare complessivo di 500 milioni. E infine entra nello staff della Presidente il giornalista Paride Reporage, già direttore di Film Commission Lucania e Calabria. La parte calabrese oggi è nelle mani di Giovanni Minoli. Egli potrebbe curare l'immagine mediatica dell'ente regione, è quanto dice, appunto, viene dichiarato come consulente, appunto, della Santelli. Calabria, via la rimodulazione dei fondi UE. La Santelli ha firmato l'accordo con il governo per riprogrammare 500 milioni. Dimissioni a sorpresa del generale Marigiò. Incredibile che non ci siano nemmeno i soldi per gli stipendi. Il generale chiede alla Santelli di restituirlo e di sostituirlo e di rivitalizzare la forestazione. Crotone per i rifiuti del porto, sistema innovativo di smaltimento. E poi crollo del tetto auditorium, stop alle attività informatiche. Sono state interrotte stamattina le attività dei servizi informatici centralizzati del Consiglio regionale e pertanto anche del sito istituzionale, che dovrebbe tornare a essere aggiornato lunedì prossimo. Nella notizia l'amministrazione dell'Assemblea di Palazzo Campanella informando che devono essere messi in sicurezza i server centrali posti nei locali sottostanti l'auditorium Nicola Caliperi, interessato al disastroso crollo nella copertura che si è verificata il 31 luglio. L'amministrazione comunica altresì che continueranno ad essere accessibili attraverso la rete internet tutti i servizi di posta elettronica, compresa la posta elettronica certificata. Un vero dramma. Si è pure allagato con l'ultima pioggia dopo il crollo del tetto, pensate un po'. Ho avuto paura di ammalarmi, Abbas protesta, ho detto che avevo il permesso di soggiorno ma non mi hanno ascoltato, parla il migrante immunodepresso trasferito per errore ad Amantea. Poi giro di prostituzione, chiusa le indagini per 4 insospettabili, coinvolto pure un poliziotto a Cadanzaro. Scontro sull'autostrada, muore giovane di 33 anni, lo vedete in foto, Agnello Cagliazzo, lutto cittadino a San Vincenzo la Costa. Reggio, i reggini più tartassati d'Italia, come abbiamo visto emerge dall'analisi Eurispes, è il comune in assoluto in cui si pagano più tasse, quindi guai a chi dice che le tasse non si pagano. È scappata la pagina, ancora. Aspettiamo qualche secondo perché... Ecco qua. Allora, città allagata e si blocca sistema Palazzo Campanella. Vedete le condizioni della città, crolli. Per il maltempo sono stati continui e senza sosta i disagi, vedete. Le foto parlano chiaro. E poi a Palazzo Campanella si blocca il sistema. E poi il lassismo dell'amministrazione, si sbriciola alla strada per Mosorrofa. Guarda qua che condizioni.
Anassi Laos onora il genio frangipane, la Calabria gli deve la conoscenza puntuale e attenta del patrimonio artistico. In provincia 30 minuti di pioggia e strade in tilt, acqua, fango e liquami hanno invaso via Vittorio Veneto a Cannitello, particolarmente colpite dal maltempo le frazioni marinare. A Villa San Giovanni l'annuncio del sindaco, da oggi sarà attivato il servizio car sharing. Due volumi per riassaporare le atmosfere del sapore antico, i saggi d'autore di Vittorio Catalano. Si parte, vedete, qua con Motta San Giovanni, il premio Minatore d'Oro, eccetera. E poi Gambari da Spromonte, Covid-19 e vaccini. Domenica c'è il convegno UNUCI a Gambari da Spromonte. Locride. Mosaici chiusi con la scusa del virus, polemica sulla decisione della direttrice del museo dell'antica Kaulon. E poi pungente Francesco Cuteri, lo scopritore della meravigliosa pavimentazione. Vedete, ecco i mosaici chiusi purtroppo, ed è un problema serio. Questo è accaduto alla splendida villa romana di Casignana, è accaduto anche alla Cattolica di Stilo e al Parco Scolacium. Insomma, il Covid non deve essere una scusa per creare danni in un momento in cui ci sono anche turisti. Ecco, poi vedete Mammola, tre secoli di baronia, e qui è l'ultimo saggio pubblicato da Maria Caterina Mammola. Maria di Gioiosa, tre serate al Teatro Romano, ci racconta Ilario Camerieri. Rinvenute 1200 piante di canapa, 4 arresti, l'operazione della compagnia dei carabinieri di Locri, e poi a Monasterace tra Catoi, Pignolino e Soppressata. Quindi riaprono un po' i catoi, infatti ogni giorno a partire dalle 19 uno dei catoi storici del paese sarà aperto al pubblico, vorrà degustare il Pignolino, il vino creato appunto dal gruppo della Pigna assieme alla mitica Soppressata. Quindi. Lasciamo Locride, andiamo sulla Piana. L'omicida, ho sparato per paura, dietro l'omicidio del cognato Antonio Pupo, tragici dissapori familiari. L'interrogatorio di garanzia Carmelo Bersano nel carcere di Palmi, e qui vedete i due, e qui il cognato che purtroppo non c'è più. Una sala di Palazzo San Nicola nel nome di Valerio Losardo a Palmi. Il Rotary di Polistena, il Rotary Club, pensa all'ospedale, donate attrezzature elettromedicali per un importo di quasi 14.000 euro. Complimenti, aggiungiamo noi. Vibbo da vivere sbatte la porta e continuano poi le interlocuzioni a scuola. Il dirigente Donello Scalamandrè auspica una risoluzione tempestiva. C'è un problema al liceo Capialbi, Vito Capialbi. Tragedia sulla provinciale, guardate che incidente, un pensionato per evitare un masso sulla carreggiata si è ribaltato col suo pick up, purtroppo guardate in che condizioni, e il pick up si è completamente distrutto, si tratta di un 78enne del Vibonese. Cerca di entrare in casa dal balcone, anziano cade rovinosamente da 3 metri, è intervenuto l'elisoccorso per cercare di salvargli la vita. Polizia, guidava con una patente falsa, denunciato e sanzionato, guardia di finanza, riciclaggio e ricettazione, arrestato un 50enne. E poi dedicato alle bandiere blu, Rocca Imperiale, vedete il quotidiano del sud, da Ricadi, comunale Tripodi, scalda i motori perché è un po' in tutti i comuni dove si voterà. Sull'estate la magia della transumanza, vedete il trasporto del bestiame, è una tradizione straordinaria ed in mostra al villaggio Mancuso presso il centro visite di Monaco. E poi alle bellezze dell'Alto Marchesato Crotonese, Legambiente, questa iniziativa. Ci sarà invece la notte bianca della biodiversità. Vede, e questa è una straordinaria iniziativa. L'evento avrà luogo martedì, da martedì a giovedì, presso il centro visita appunto di Monaco, villaggio Mancuso, a Taverna. E poi altri eventi ed enogastronomia che non manca, come vedete. Andiamo a vedere il meteo per concludere la nostra rassegna stampa di oggi. Ecco, a differenza della Gazzetta, ogni giorno abbiamo un po' diverse visioni, invece oggi porta anche pioggia,
quindi Cuneo del Sud porta pioggia un po' in tutta la Calabria. Le temperature rimangono comunque alte, a 31 gradi le massime arrivano, domani ancora pioggia con temperature che salgono però fino a 33 gradi, quindi farà caldo ma la pioggia, specialmente nell'area nord estesa della Calabria, vedete, più concentrata, qui dovrebbe essere una pioggia lenta, ma probabilmente essendo temporali estivi anche ruenti, c'è il rischio anche di ovviamente allagare strade, sapete com'è la situazione, la pioggia torrentizia qua da noi crea dei problemi. Il sito delle mie non ha nessuna novità, andiamo a dare uno sguardo, vediamo se c'è qualche notizia inserita all'ultimo, facciamo un aggiornamento, lo facciamo velocemente insieme a voi e poi vi salutiamo e vi diamo appuntamento naturalmente al primo progetto informativo con l'informazione, che alle 13.30 è il nostro telegiornale. E mi pare che su Ultima Battuta non c'è proprio nulla se non una notizia di Poste Italiane. Accordo con Zalando per oltre 20.000 punti di ritiro. E poi, vabbè, ufficializzati gli ospiti della finalissima del Calabria Fest, tutta italiana alla Lamezia Terme. È tutto, vi ringrazio per aver seguito. Appuntamento naturalmente alle prossime 13.30 con l'informazione e continuate a seguire Telemia. Sinergy Cittanova, da 40 anni al vostro servizio. Tutto da prendere al volo con i nostri sottocosto. Smart TV Samsung 43 pollici Ultra HD a soli €349,99. Smartphone Samsung A30S a soli €199,99. Lavatrice Hotpoint Ariston 8 kg €299,99. Motore garantito 10 anni. Frigorifero Beko ventilato 310 litri. Maniglia integrata disponibile in vari colori a soli €299,99. Sotto gli sconti d'estate, numerosi piccoli e grandi elettrodomestici da Sinergy Cittanova. Telefonia, Centro Team, piccoli e grandi elettrodomestici, stufe a pellet, Nordica, Ravelli, linea U2, CS Thermos, Dalzotto. Scontiamo il tuo usato fino al 65%, pagamento rateale fino a 48 mesi anche senza busta paga, servizio consegna e installazione. Sinergy Cittanova, vicino alla villa comunale, 40 anni di emozioni. Sfioriamo i tuoi capelli, li dipingiamo del colore dei tuoi sogni, ma non siamo solo mani, siamo anche cuore. Dal 28 giugno omaggiamo gli operatori sociosanitari di un momento di autentico relax. Scopri di più su compagniadellabellezza.com.
pasito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna.